ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. È andata al dottor Paolo Calafiore, direttore sanitario dell'ospedale di Giulianova, responsabile della campagna vaccinale anti-Covid, la prima edizione del premio Leo Giannattasio, consegnato in occasione della presentazione del torneo giovanile Emilio della Penna. Il dottor Calafiore è in prima linea da anni nell'aiutare le popolazioni più povere. In Kenya, con il progetto Il Sogno di Yaya, ha realizzato un ospedale. C'è tanta emozione, la prima volta che mi succede, di essere premiato col cuore, e questa è una cosa importante. Questo riallaccia anche al grande cuore del volontariato e del sociale. Il medico è un professionista, può lavorare bene, può fare di più, e questo spero che sia un esempio, perché ormai io penso di aver fatto un po' il mio tempo per i giovani medici che possono lavorare bene come sanno fare, ma metterci tanto cuore. Il dottor Calafiore è un medico pediatra e segue l'evolversi della pandemia sin dagli albori, analizza la campagna vaccinale anche per quanto riguarda gli aspetti legati ai bambini. Oggi la campagna di somministrazione del siero anti-Covid per i più piccoli sembra essersi fermata. Sicuramente è un problema molto anche psicologico. All'inizio eravamo in una situazione di criticità, e sull'onda di questa emotività probabilmente ci sono stati molti vaccini. Oggi, anche se sbagliando, probabilmente si considera l'estate un momento di pausa, e molti genitori dicono che questo vaccino magari lo faranno a settembre. Secondo me scientificamente non è giusto. Da parte mia, dopo 42 anni di pediatria, cerco di fare la mia parte. Credo che i medici debbano fare una corretta e giusta informazione, soprattutto i pediatri, nei confronti delle famiglie, spiegando realmente che cosa è questa evolutività del virus.